Io penso che creare mi permetta di non dimenticarmi della mia vita, di non staccarmi troppo dai dolori, di sviluppare la mia fantasia e di mettermi nei panni degli altri. L'autore del documentario è un giovane, lo abbiamo collegato, Alberto Valletta. E allora, Alberto, come è venuto fuori la tua passione e che cosa ti ha spinto a scrivere, a scrivere e realizzare questo documentario? Sì, innanzitutto grazie veramente di cuore, grazie. E innanzitutto chi sono? Io sono Alberto Valletta, e sono un giovane filmmaker, diciamo così, un regista e graphic designer. Quindi mi sono laureato in graphic design e multimedia presso la Libera Accademia delle Belle Arti, quindi la LABA a Firenze, e ora sto frequentando il biennio in cinema e audiovisivi sempre all'interno dell'Accademia. Sono delle Marche, quindi sono di Ancona. Quindi c'è una grande passione per la mia città. Nasce Esprimersi Vivendo, è un documentario, un viaggio tra la speculazione filosofica e la rielaborazione personale, quindi un film saggio, e nasce dalla lettura di Gilles Deleuze, che cos'è l'atto di creazione. E lui si esprime in concetti, appunto la filosofia si esprime in concetti, e un concetto fondamentale è stato quello dove il filosofo dice: uno che crea non lavora per il suo piacere, uno che crea fa solo ciò di cui ha assolutamente bisogno. E questo mi ha completamente scosso in positivo. E un'altra citazione di André Malraux è: l'arte è l'unica cosa che resiste alla morte. Quindi questi due concetti, chiamiamoli così, hanno assolutamente preso, insomma, ardeva qualcosa in me, nel mio cuore, e quindi ho detto: ma perché non realizzo un documentario dedicato appunto all'atto creativo? Cioè, l'esprimersi vivendo si basa anche su quel concetto di andare un po' a rivisitare quel concetto che l'artista è solamente, ce ne sono pochi di artisti, no? L'artista ha un po' quell'aura un po' messa. Invece l'artista siamo tutti noi artisti, tutti noi siamo chiamati ad esprimerci, appunto il documentario si chiama Esprimersi Vivendo, perché ognuno di noi si esprime e in quel modo crea qualcosa. Questo è stato fondamentale, un po' come dice Parison, no? Nel concetto di formatività, cioè lui dice: l'artista mentre fa inventa il modo di fare, cioè noi semplicemente vivendo viviamo la vita e quindi di conseguenza siamo chiamati a realizzare qualcosa. E questo è stato un po' il processo anche del documentario, perché ci è voluto un anno per realizzarlo effettivamente, perché è stato un processo anche di una rielaborazione personale, perché venivo da un momento un po' particolare, insomma, il lutto di mio padre, e grazie a questo documentario, insomma, sono riuscito anche a fare pace un po' con questa cosa, con questo lutto, ma soprattutto dare un senso non di ricordo, ma far comprendere che il lutto non è un qualcosa che chiude, ma qualcosa che apre, nel senso che la mancanza di una perdita quindi può significare tanto, soprattutto per me ha significato tanto, perché non mi lego al ricordo, ma mi lego a quello che mi ha donato, quello che mi ha regalato, quello che abbiamo vissuto insieme, e questo mi ha portato a essere oggi anche Alberto Valletta, che si esprime in questo modo. Quindi ecco, questo è un po' è un po' il concetto, ecco, del documentario. Ci sono varie persone che insomma, vari intervistati che raccontano che cos'è per loro l'atto creativo. Dunque, Alberto, ti dico la verità, che mentre ti ascoltavo mi è venuto in mente talmente tante di quelle cose che non basterebbero 5 puntate. Allora, a questo punto io ti dico questo, dato che il tempo è finito, ti strappo la promessa di approfondire alcuni aspetti di quello che dici, perché a noi piace molto questa cosa, ma soprattutto piace proposta da giovani che hanno questa capacità introspettiva e questa capacità di comunicazione. Ecco, ma i tuoi coetanei ti seguono?
Sì, allora diciamo che io devo questo documentario anche agli amici, alla famiglia e alle persone. Io ho veramente conosciuto tante persone grazie a questo documentario, perché è un po' la mia filosofia di vita, ma anche soprattutto un concetto importante per me è da soli non si può nulla. Cioè, nel senso, soprattutto quando si parla di arte, di creatività, ci vuole sempre qualcuno che ti sostenga in quello che fai. E sono sincero, per ora ho sempre avuto amici, persone, conoscenze che hanno sostenuto i miei progetti, quindi su questo sono veramente felice, ecco. E spero di realizzare altre cose, insomma, che questo porti a solamente questo è un inizio, che porti a effettivamente qualcosa di concreto e soprattutto un team, ecco. Ora la cosa importante è realizzare un team con cui lavorare, che è fondamentale, insomma, per realizzare, insomma, le proprie emozioni, le proprie concetti.